Arrestate 12 persone nell'ambito dell'operazione denominata Breccia ed eseguita dalla DIA di Napoli. Tra gli arrestati l'assessore all'urbanistica del comune di Nola e il figlio del boss Fabrocino. A Nola ancora una vicenda giudiziaria che vede coinvolto il comune. L'arresto dell'assessore porta il sindaco a riassegnare la delega. L'episodio giudiziario è l'ultimo di una lunga serie che ha interessato l'ente nolano. L'arresto dell'assessore ha scosso l'opinione pubblica. Intanto le opposizioni chiedono il confronto tra i partiti e la coesione sociale responsabile verso gli interessi della città. Truffa sanitaria a Napoli, coinvolti imprenditori e dipendenti dell'ex azienda sanitaria dei Colli, sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro. A Scafati sulle incompatibilità dei consiglieri, seduta di consiglio comunale infuocata. Per Sasha, il clochard vittima del vigliacco Raid, la Caritas Nolana decide per l'adozione. Si sono conclusi a Napoli gli stati generali sul trasporto pubblico locale. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo la pubblicità. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. 12 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte del clan Fabrocino. I reati ipotizzati sono associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di beni, estorsione, illecita concorrenza. Sequestrati beni per 5 milioni di euro. Coinvolto anche l'assessore all'urbanistica del comune di Nola. Vediamo il servizio di apertura. Scattano le manette per 12 persone ritenute presunti affiliati al clan Fabrocino, operante nei comuni dell'area nolana e a San Giuseppe Vesuviano. Ad eseguire i provvedimenti, nell'ambito dell'operazione Breccia, gli uomini della DIA di Napoli, polizia e carabinieri. I reati ipotizzati sono associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di beni, estorsione e illecita concorrenza con minaccia violenta con l'aggravante del metodo mafioso. Sono stati sequestrati beni per un valore di 5 milioni di euro. Tra gli arrestati il figlio del capo clan, Giovanni Fabrocino, e l'assessore all'urbanistica del comune di Nola, Giampaolo De Angelis, originario di Rocca Rainola, assessore esterno della giunta Biancardi in forza al nuovo centrodestra. L'accusa è di associazione di tipo mafioso e di essere uno dei prestanomi del clan. A lui verrebbe associata una delle aziende sequestrate. Gli uffici del Palazzo Comunale sono stati perquisiti dalla DIA e dalla Guardia di Finanza, mentre l'intera inchiesta è stata basata sugli interessi economici degli indagati, sulla gestione di attività commerciali ed imprenditoriali che sarebbero ricondotte ai vertici del clan e gestite da persone al di sopra di ogni sospetto. Secondo gli investigatori, la Camorra condizionava il libero mercato del calcestruzzo, imponendo prezzi maggiorati e l'acquisto presso specifiche aziende. Eseguito il sequestro preventivo di quote sociali, beni strumentali e pertinenze di 3 imprese che operano nella produzione del calcestruzzo e nel settore florovivaistico per un valore stimato in circa 5 milioni di euro. Continuiamo a parlare della vicenda giudiziaria che di riflesso coinvolge anche il comune di Nola. L'arresto dell'assessore all'urbanistica Giampaolo De Angelis ha costretto il sindaco Biancardi a riassegnare la delega, ma la vicenda apre all'ennesima riflessione su un ente comunale troppe volte nel mirino della magistratura. Vediamo il servizio. Ancora un episodio che fa riflettere, ancora un amministratore nel mirino della procura, ancora un assessore coinvolto in vicende giudiziarie personali che di riflesso macchiano l'amministrazione alla guida della città.
Fatti personali che niente hanno a che fare con il ruolo politico avuto dall'assessore De Angelis durante i mesi di lavoro nella giunta Biancardi. De Angelis era un assessore esterno in quota al nuovo centrodestra e dopo l'arresto di questa mattina è stato subito sostituito. Il sindaco ha nominato assessore Antonio Manzi, che lascia il posto in consiglio ad Annunziata. Sì, è una vicenda risalente al 2006, squisitamente personale, nel senso che riguarda l'assessore De Angelis. La DIA, come logico che sia, poi si è recata nell'ufficio dell'assessore per fare alla mia presenza una perquisizione e dal completo esito negativo, nel senso che non è stata ritrovata alcuna carta degna di rilevanza. Gli stessi computer dell'assessore, anche quello portatile, sono stati riconsegnati alla famiglia, perché nessuna rilevanza, nessun atto o notizia rilevante è stata rinvenuta. È una vicenda, chiaramente, come ha sottolineato la stessa DIA, della quale l'attività amministrativa è completamente estranea. Ha già provveduto alla sostituzione dell'assessore? Sì, praticamente l'assessore nominato è Antonio Manzi, già consigliere comunale, quindi questa mattina ho provveduto in via cautelare alla revoca nei confronti di De Angelis, che spero sappia chiarire la sua posizione agli inquirenti, e ho provveduto a nominare Antonio Manzi. Del resto, voglio dire, questo cambio doveva avvenire a maggio nell'ambito del nuovo centrodestra e quindi abbiamo anticipato di 2 mesi questo cambio. Una vicenda che allunga la lista di problematiche giudiziarie che direttamente o indirettamente hanno coinvolto l'ente nolano. Durante il primo mandato dell'amministrazione Biancardi si dimise l'assessore all'Annona Giuseppe Esposito, coinvolto in una vicenda giudiziaria relativa alla propria attività. Poi Mandatopoli, con la storia legata ai falsi mandati, con la complicità di dipendenti infedeli e di un imprenditore. Altri filoni di inchiesta hanno anche interessato l'attuale presidente del Consiglio Comunale Rino Barone per fatti inerenti alla carica di assessore alla pubblica istruzione durante il primo mandato Biancardi. Poi gli appalti fermi, le interdittive antimafia che avrebbero interessato ditte vincitrici di appalti con ricorsi al TAR Lazio. È il caso della realizzazione del cimitero di Polvica con la ditta aggiudicataria in attesa della sentenza per l'udienza di merito dopo l'appello al Consiglio di Stato. Quello di oggi è l'ennesimo episodio che porta la comunità nolana ad una profonda riflessione, a valutare la vita amministrativa fortemente condizionata da azioni giudiziarie continue che stanno scandendo i ritmi e i destini della politica nolana. E intanto la vicenda dell'arresto dell'assessore De Angelis ha scosso l'opinione pubblica e i cittadini di Nola. Le opposizioni consiliari promuovono il confronto tra tutte le forze politiche locali per assumere atteggiamenti di responsabile coesione verso la città. Vediamo. Mazzata pesante non tanto e non solo all'immagine, ma anche e soprattutto a tutto ciò che la città bruniana rappresenta sul piano sociale, culturale ed economico-produttivo. È la mazzata inferta dalla vicenda che ha condotto all'arresto l'assessore all'urbanistica dell'ente di Piazza Duomo, Giampaolo De Angelis, per i collegamenti organici con il clan camorristico dei Fabrocino. Lo stesso scenario dell'inchiesta sviluppata dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli evidenzia la pericolosità sociale e la capillare incidenza negativa sull'economia legale esercitate dai clan di Camorra come quello dei Fabrocino, operante nel settore delle forniture di calcestruzzo. L'arresto di De Angelis, quali che saranno gli esiti processuali, costituisce una profonda ferita aperta nella politica della città bruniana e pone seri problemi sulla tenuta istituzionale del Palazzo di Città. Tenuta istituzionale che impone un'attenta analisi sulla realtà attuale, ma anche e soprattutto forte spirito di responsabile coesione di cui sono chiamati a farsi carico in primo luogo i partiti e i gruppi consiliari in sintonia con le associazioni e i gruppi civici di volontariato.
Certo, siamo un po' preoccupati come opposizione di quanto si è verificato stamattina, soprattutto per il ruolo importante che rivestiva l'assessore De Angelis nell'ambito delle istituzioni, è un ruolo di particolare delicatezza sullo sviluppo della nostra città. Quindi su questo come opposizione abbiamo un po' non delle remore, ma abbiamo deciso di assumere delle determinate iniziative. Iniziative che verranno rimesse collegialmente a una decisione di tutta l'opposizione. Ritengo sia necessario anche un coinvolgimento da parte dei partiti di cui facciamo parte, proprio per assumere iniziative a nostro giudizio importanti a tutela della città di Nola. Iniziative che devono essere necessariamente condivise e sulle quali noi rimettiamo ogni decisione per quanto riguarda gli sviluppi futuri. Voi gestite la commissione trasparenza, controllo e vigilanza, insomma una commissione che lavora sugli atti, verifica, ma la trasparenza in questo comune è veramente a rischio o sono episodi collaterali personali che si riversano sull'ente? Per quanto ci riguarda, proprio come commissione trasparenza e controllo abbiamo avuto un ruolo attivo in determinate scelte che l'amministrazione sta effettuando e quindi una sorta di impulso, di verifica e di scelte, di revisione anche di scelte che qualche volta possono essere non improntate alla massima trasparenza. Certamente abbiamo difficoltà in qualche caso ad assumere gli atti e quindi ad acquisire atti per i quali poi ci riserviamo ogni valutazione, ma come commissione di controllo e garanzia nell'ambito di questa nostra attività riteniamo che di fare un buon lavoro con la partecipazione anche dei rappresentanti della maggioranza, proprio per invitare anche a rivedere scelte che a nostro giudizio potrebbero essere non legittime e rispetto ai quali invitiamo spesso i nostri dirigenti a rivedere queste scelte operate. Questa mattina il sindaco Biancardi ha provveduto a sostituire l'assessore, a nominare ad Antonio Manzi. Era l'unica cosa da fare nell'immediato dal punto di vista amministrativo e di maggioranza? Guardi, noi proprio questo siamo stati un po' colpiti da questa immediatezza dei fatti. Certamente una revoca di un incarico assessoriale è un atto importante, soprattutto dal punto di vista politico, perché è una sorta di sfiducia nell'operato di un assessore esterno che è stato nominato dallo stesso sindaco. Questi sono momenti, ritengo, importanti per la città. Polemiche non riteniamo di farne, però è opportuno un momento di coesione, quindi tutti dobbiamo stringerci per assumere ogni iniziativa per tutelare in ogni sede, in ogni luogo, il buon nome della città di Nola. Lo hanno attirato in trappola qualche giorno fa con un pretesto e per ore lo hanno tenuto sotto sequestro insieme al figlio, vittima un imprenditore della provincia di Avellino che due pregiudicati hanno bloccato per costringerlo a cedere in subappalto lavori che stava effettuando per il comune di Avella. I due di 66 e 52 anni sono stati fermati dai carabinieri. L'imprenditore e il figlio sono tornati a casa sani e salvi. Imprenditori e pubblici dipendenti sono accusati di associazione per delinquere, favoreggiamento e falso ideologico. Nel mirino 6 gare di appalto per lavori mai eseguiti. Sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro. Associazione per delinquere truffa ai danni dell'azienda ospedaliera dei Colli, Monaldi, Cotugno, CTO. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e favoreggiamento. Tra gli indagati l'ex direttore dell'ufficio tecnico raggiunto da un provvedimento di sequestro preventivo di beni e l'attuale direttore generale dell'azienda ospedaliera che deve rispondere solo dell'accusa di falso. Il provvedimento di sequestro che ha bloccato beni per 2 milioni e 200 mila euro rappresenta lo sviluppo di un'inchiesta che ha già portato all'esecuzione di 6 misure cautelari emesse nei confronti di imprenditori e faccendieri accusati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di false fatture e all'occultamento e alla distruzione di documentazione contabile e il successivo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per 5 milioni di euro. L'operazione di sequestro è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Sull'altare un ramoscello d'ulivo della Domenica delle Palme, una statua della Madonna. A terra 2 kg di cocaina, una pistola calibro 38 e 12 cartucce. Sulle panchine all'interno del locale il nome dei boss del clan attualmente in carcere. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Marianella all'interno di una cappella votiva di circa 10 metri quadrati in via Gianfolla nel quartiere di Piscinola a Napoli.
Una seduta di consiglio comunale infuocata a Scafati. Dopo 4 mesi l'assise si riuniva con al centro del dibattito le incompatibilità dei consiglieri e la vicenda legata alla segretaria di Saia nel ruolo di commissario alla trasparenza. Vediamo il servizio. Una seduta di consiglio comunale infuocata, quella di ieri sera a Scafati, clima rovente dopo il fuoco incrociato tra il sindaco e le incompatibilità di alcuni consiglieri di opposizione e gli esponenti del Partito Democratico che hanno messo nel mirino la segretaria Immacolata Di Saia e la sua carica di commissario della trasparenza dopo la delibera dell'autorità anticorruzione che invitava l'ente a valutare una eventuale sostituzione a causa di un rinvio a giudizio a suo carico. È andata in scena la sfida tra inopportuni e incompatibili, animi riscaldati che hanno preso fuoco per l'intervento di alcuni cittadini presenti in aula. Contestatori affiancati da attivisti del Movimento 5 Stelle hanno gridato tutti a casa prima dell'intervento della polizia locale che ha ristabilito la calma. Beh, il PD naturalmente non ha argomenti in questa città, neanche a dire la verità sul piano regionale ha argomenti e quindi prova a difendersi sulla questione morale. È una vicenda paradossale perché accettare lezioni di moralità da quella parte politica che in Campania candida un plurindagato ma soprattutto un condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Accettare lezioni di moralità da quella parte politica che aveva candidato alla presidenza del Lanci regionale e alle europee con 80.000 preferenze il sindaco di Ischia, che ieri insomma, è stato arrestato per una tangente di 330.000 euro e per presunti collegamenti con la malavita casertana, cioè coi casalesi. Beh, accettare lezioni di moralità da questi signori è un po' difficile. La questione morale è fare un parallelo tra le vicende della dottoressa Di Saia e queste vicende. È paradossale, insomma, è come guardare la pagliuzza nell'occhio e non accorgersi invece della trave che c'è nell'altro occhio e che è il tuo occhio. Detto questo, insomma, si attacca la Di Saia per attaccare il sindaco, questo è ormai chiaro, è evidente. Si attaccano o si attacca qualche consigliere comunale per attaccare il sindaco, questo ormai accade da tempo e da anni. Ma è questi appellativi inopportuni e incompatibili, diciamo, definire consiglieri comunali, dirigenti, funzionari in questo modo non fa bene alla politica. Noi come Partito Democratico stiamo portando avanti una battaglia per la legalità su tutti i fronti, a cominciare su tutti i livelli, in tutti i settori, a cominciare dalla casa comunale. Facemmo all'epoca un esposto sulla presunta inopportunità della dottoressa Di Saia a ricoprire determinati ruoli all'interno del Comune per delle vicende giudiziarie che la vedono coinvolta e ci permettemmo di sottoporre la questione al sindaco e al fine di valutare appunto l'opportunità di adottare dei provvedimenti nei confronti della Di Saia. Il sindaco ci rispose che per lui non c'era alcun motivo di inopportunità, di incompatibilità, avendo la stessa, oltre alle vicende giudiziarie che la vedono coinvolta, proposto un'azione giudiziaria nei confronti del comune del quale è segretaria generale pari a 100.000 euro. Alquanto inopportuna ci sembra. Comunque il sindaco ci disse che era tutto a posto e l'autorità anticorruzione nella persona del dottore Cantone ci ha risposto e ha suggerito al comune, ha consigliato al comune, al sindaco di Scafati di rimuovere la dottoressa Di Saia dai ruoli, dalle funzioni di responsabile del piano anticorruzione e dei procedimenti disciplinari, in quanto questi ruoli devono essere ricoperti da funzionari che nel tempo hanno dato dimostrazioni di comportamento integerrimo. Un giovane di 21 anni, Maurizio Marotta, è stato arrestato dagli uomini del commissariato ad Ischia. Il 17 agosto del 2014 Marotta, insieme a 2 tredicenni, già sottoposti a misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, secondo l'accusa, dopo una nottata trascorsa in alcuni locali notturni, diede fuoco ad un cameriere che stava dormendo su una panchina davanti all'ingresso del municipio di Ischia. Una volta dimesso dal presidio ospedaliero del Santa Maria della Pietà, sarà affidato alla Caritas. E Sasha, il 44enne di origine ceca, che il 17 marzo scorso è stato vittima di una violenta e vile aggressione. Ce ne parla Gianni Amodeo.
Una storiaccia di bruta violenza e di sadica vigliaccheria, quella dell'aggressione di cui restò vittima il 17 marzo scorso Sasha, il 44enne di origine ceca, uomo inoffensivo e inerme. Un clochard che viveva le sue giornate nelle strade e piazze cittadine, ma anche nelle stazioni delle ferrovie di Stato e della Circumvesuviana, con il fedele cane e senza mai importunare chi che sia. I colpi dell'aggressione, duri e accaniti, hanno lasciato segni profondi su Sasha, ricoverato al Santa Maria della Pietà, il presidio ospedaliero di via Seminario a Nola. E una volta dimesso dalla struttura sanitaria sarà la Caritas diocesana ad assicurargli assistenza. È questa una testimonianza di attiva solidarietà che interpreta il buon cuore della città bruniana. Ecco, davanti a questo fenomeno che si è verificato, pare si sia verificato diverse volte, noi come società umana, come società civile e anche come Chiesa dobbiamo reagire in modo forte e chiaro. Innanzitutto che Nola non è una città razzista. Nola non è una città che emargina i poveri e emargina gli stranieri. Nola è una città umana, dal cuore grande, che sa accogliere tutti quanti. Questo episodio una, due, tre volte, questo episodio io lo definirei una ragazzata. E proprio ai ragazzi io voglio rivolgermi. Con la vita dell'uomo non si scherza. La vita ha un grande valore. L'uomo ha una grande dignità. L'uomo non può essere umiliato come è stato Sasha, umiliato nel suo aspetto fisico, oltre che nella sua psicologia e nella sua dignità. L'uomo va rispettato qualunque sia la sua condizione. Una società è civile non quando lo proclama sui giornali, ma quando si interessa dei più deboli, dei più emarginati. Ai ragazzi, ai giovani, a quanti hanno voluto scherzare con la vita di Sasha, io dico una cosa molto semplice, molto semplice. Aiutate i poveri, aiutate i deboli. Questo fa la vita felice, non uscire dai cliché, dalle regole, dall'educazione, dalla semplice educazione. Fare del bene alla gente, questo rende felice e rende bella la nostra giornata, non lo sballo ad ogni costo. È calato il sipario sugli stati generali per il trasporto pubblico locale in Italia. L'intervento conclusivo del presidente della regione Campania Caldoro con l'appello al governo nazionale a bloccare la politica dei tagli finanziari. Vediamo il servizio. Si sono conclusi gli stati generali del trasporto pubblico locale con l'odierna sessione alla stazione marittima a Napoli. Un ampio confronto che ha coinvolto e impegnato in modo particolare gli assessori ai trasporti di tutte le regioni nel focalizzare criticità e possibilità concrete per strutturare sistemi di mobilità funzionali alle esigenze della società e dei cittadini, dalle linee ferroviarie al trasporto su gomme e alle vie del mare. Denominatore comune delle istanze emerse è la necessità di cambiamento radicale rispetto alle politiche dei tagli finanziari che hanno investito il settore nella misura di oltre il 60% negli ultimi anni, cambiamento di rotta per il quale si chiede l'intervento del governo. A chiudere gli stati generali il presidente Stefano Caldoro, che ha focalizzato tra l'altro la condizione del trasporto pubblico locale della Campania. Un comparto il cui bilancio nel 2010 era collassato con 750 milioni di debiti, bilancio ora risanato e portato in pareggio grazie anche al supporto dei sindacati che hanno cooperato per l'attuazione del progetto di risanamento.
Abbiamo fatto un piano di 750 milioni per coprire i debiti della precedente amministrazione, il disastro che abbiamo avuto, ereditato col blocco di forniture dei treni, e poi ci sono stati i tagli del governo, aggiungiamoci che anche quelli, meno 10% medio, il nazionale da noi è stato anche oltre il 20%, però siamo riusciti a costruire un piano, un vero piano con una struttura commissariale anche del Ministero dei Trasporti, Commissario Governativo, e per fortuna abbiamo una buona notizia del pareggio di bilancio delle nostre società di trasporto, che è una cosa, un'eccezione. Gli investimenti che sono ripartiti, l'assessore Vetrella vi ha detto quanti treni abbiamo recuperato, in particolare sulla parte circumvesuviana, che eravamo arrivati addirittura a 34 treni rispetto ai 100 che dovrebbero viaggiare. Oggi siamo credo attorno ai 70 treni, quindi abbiamo fatto un gran recupero. Quindi in un momento di particolare difficoltà e soprattutto avendo ereditato, come per la sanità, un vero e proprio disastro economico e anche in termini poi di esercizio e di manutenzione. Beh, io in questi 5 anni come Presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo e Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ho visto un'evoluzione che noi come Commissione abbiamo combattuto. Da una parte i tagli gravissimi e a volte irragionevoli fatti dal Governo, senza che contemporaneamente ci fosse un chiarimento del contesto legislativo. Per cui oggi da una parte ci chiedono l'efficientamento che noi abbiamo fatto, ci chiedono una riprogrammazione che abbiamo fatto, dall'altro ci tagliano circa 500 milioni di euro all'anno, dall'altra danno la possibilità di una penale del 10% all'anno, che sono altri 500 milioni, ci chiedono le gare, però dall'altra parte noi non abbiamo regole sicure per procedere con le gare e ancora di più per consentire quello che si chiama il cosiddetto passaggio di cantiere, assicurare ai lavoratori che nel fare le gare c'è la sicurezza del loro posto di lavoro e assicurare agli utenti che ci sia un servizio di qualità ed efficiente, che ovviamente viene anche dagli investimenti nel materiale rotabile e che ovviamente con i tagli che ci sono stati ha creato una situazione di grave crisi dalla quale stiamo uscendo a fatica attraverso lo sforzo delle regioni. E questi 2 giorni che io ho convocato qui, primo convegno della Conferenza delle Regioni e Province Autonome a livello nazionale sui trasporti, che io ho proposto di avere come appuntamento biennale, darà una indicazione di un manifesto che sarà fornito al nuovo ministro per lo sviluppo. Noi siamo convinti del trasporto pubblico locale, che dobbiamo diminuire il trasporto privato e che quindi bisogna investire nel trasporto pubblico locale per evitare che ricada sui cittadini un danno, ma ancora di più sulla nazione il danno economico, perché non avere il trasporto pubblico locale vuol dire poco sviluppo economico, poco sviluppo culturale, poco sviluppo della società. Con quest'ultimo servizio è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari coloni a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1.590 euro, tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro, madia moderna a 299 euro, divano letto Doris a 649 euro, divano angolare a 1.090 euro, camera contemporanea a 3.490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2.000 euro, weekend per 2 persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.